La città di Parma si avvolge in un manto di nebbia densa questa sera. Le luci fioche danzano nelle vie deserte mentre l'ombra dei palazzi secolari sembra inghiottire ogni residuo di luce. È una città con un'anima antica, fatta di pietra e di storia, dove il passato si intreccia con il presente in un passato ambiguo e ossessivo. E nel cuore di questa città, come un gioiello nascosto tra le pieghe del tempo, si erge il Battistero di Parma, un monumento alla grandezza dell'arte e della fede, ma anche un portale verso oscuri segreti e misteri celati nelle sue mura di pietra. Benvenuti a Parma, cuore dell'Emilia-Romagna, dove la storia e l'arte si intrecciano in un abbraccio senza tempo. Nella piazza dominata dalla maestosità del Duomo, sorge un gioiello architettonico che risplende con la sua bellezza intramontabile, il Battistero. Eretto nel XII secolo, il Battistero è un capolavoro dell'architettura romanica, testimone di un'epoca di fervente creatività artistica e fervore religioso. La sua facciata in marmo rosa, decorata con eleganti archi ciechi e sculture raffinate, incanta lo sguardo e racconta storie antiche agli occhi degli osservatori. Entrando nell'edificio, ci si trova immersi in un'atmosfera di sacralità e contemplazione. Le pareti in pietra, rivestite di affreschi medievali, rivelano la mano di artisti che, con maestria e devozione, hanno dipinto scene sacre e simboli cristiani, trasportando il visitatore in un viaggio attraverso la fede e la spiritualità del tempo. Il Battistero di Parma non è solo un luogo di culto, ma un tesoro artistico e culturale che custodisce i segreti e le meraviglie di un'epoca passata, che attraverso i secoli ha resistito al tempo e alle vicissitudini della storia, rimanendo un faro di bellezza e spiritualità nel cuore della città. E poi c'è la leggenda. Una storia avvincente che ha circondato il Battistero per secoli, alimentando la curiosità e l'immaginazione di chiunque abbia posato gli occhi su questo luogo sacro. Un racconto che è diventato parte integrante della sua storia e del suo fascino. Sulla parete sud-est dell'edificio, in una zona immersa nell'ombra perenne, come fosse un monito silenzioso di un passato tumultuoso, c'è un'impronta di piede segnata nella pietra, testimone di un evento avvolto nel mistero e nella leggenda. Si diceva che il diavolo stesso fosse stato qui, che la sua presenza nefasta avesse gettato un'ombra lunga sul destino del Battistero. Le voci narrano di come il principe delle tenebre, attratto dai racconti circa la bellezza e l'unicità di quell'edificio di straordinaria bellezza, si fosse recato a Parma con l'intento malvagio di deturparlo. Ma la sua potenza, solitamente irresistibile, aveva trovato un ostacolo insormontabile nella maestria degli artigiani e nell'incrollabile fede dei cittadini. Il Battistero non voleva crollare. La leggenda narra di un'epica battaglia tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre, che si era consumata tra le mura del Battistero durante le ore oscure della notte. Mentre il resto della città giaceva addormentata nel suo torpore, il diavolo aveva cercato di sabotare la costruzione dell'edificio con ogni mezzo a sua disposizione. Ogni suo tentativo si infranse contro la resistenza della pietra. Aveva tentato di soffiare via le fondamenta con un soffio avvelenato, ma ogni suo sforzo era stato vano di fronte alla forza inarrestabile della fede e della determinazione umana. E poi arrivò quel momento, un istante carico di rabbia e di disperazione, dove il diavolo, avvolto dalle fiamme della frustrazione, aveva sollevato il suo piede infernale e con un calcio potente aveva colpito la pietra del Battistero, sperando di vederla frantumarsi sotto il suo impeto demoniaco. Ma la pietra, solida e inamovibile, aveva resistito al suo assalto, accogliendo solo l'impronta indelebile del suo attacco come un trofeo di una vittoria silenziosa. E così, nell'ombra dell'edificio, l'impronta del diavolo è rimasta nei secoli, un segno scuro di una battaglia dimenticata. E mentre la nebbia avvolge ancora una volta le vie di Parma, il Battistero rimane lì, immobile e imponente, custode di segreti antichi e di storie, come una sentinella solitaria di fronte all'eternità.